prima persona ho vissuto comunque la difficoltà di poter trovare un lavoro, di poter lavorare in Italia in un ospedale perché non avevo la cittadinanza italiana. Quindi pur essendo laureato con il massimo dei voti, in pochissimo tempo, compresa la specializzazione, sono rimasto 2 anni senza lavoro. Quindi dobbiamo tutti essere pronti a un nuovo approccio, quello dell'accoglienza, quello di essere un paese beneficio. E adesso come si sente arrivata a diventare il primo ministro nero di questo paese? Non faceva parte dei miei piani, ma felicissima. Beh, dispiacere c'è sempre, ma non mi soffermo mai davanti alle difficoltà. Io ho sempre pensato, sono arrivata a 18 anni in Italia da sola e non credo di fermarmi di fronte alle difficoltà. È chiaro che essendo una persona umana la sensibilità c'è, ma non guardo questo, bisogna guardare oltre. Ecco perché vado a ricercare la risposta della società civile, delle istituzioni e vedere la parte positiva per poter camminare insieme. Noi dovremmo cominciare a parlare di cosa abbiamo in comune. Ecco, io vado a ricercare questo nella società. Qual è la priorità normativa del suo ministero? Credo che bisogna specificare. Il mio è integrazione, che non riguarda solo i migranti ma riguarda anche i cittadini italiani. Fermo restando che le priorità su cui dovrò lavorare, anche se sono un ministero dell'integrazione, sono quelli che stanno attraversando tutti, la crisi economica, il lavoro, le nuove povertà e che riguardano anche i migranti. Per cui questa in assoluto è la priorità. A fianco a questo c'è l'emergenza culturale e il mio ministero sicuramente come emergenza culturale potrà probabilmente fare molto di più per quanto riguarda anche i bambini che in questo momento devono sentirsi parte di questa comunità. I problemi che riguardano il mio ministero, che riguarda l'immigrazione, riguardano prima di tutto il modo in cui noi li affrontiamo. Quindi emergenza culturale, cambiare l'approccio, le modalità con cui vengono fatti e di conseguenza poi agire anche su quelli che sono stati fatti e dare delle risposte. È la legislatura buona per la legge sulla cittadinanza? Ce la mettiamo tutta. Grazie.